Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Oggi torniamo ad occuparci del raddoppio della ferrovia Pescara-Roma perché siamo alla vigilia di una giornata importante. Domani infatti ci sarà la conclusione della fase di ascolto, di dibattito pubblico su questa opera che dovrebbe essere realizzata prossimamente e insomma, noi per approfondire anche quali sono le posizioni critiche nei confronti di questa infrastruttura, abbiamo ospiti tre rappresentanti del comitato Comfer che io saluto e ringrazio per aver accolto il nostro invito. A partire da Pierluigi Aceto, diamo la buonasera ai nostri Buonasera, telespettatori, buonasera. Buonasera, Gianni Di Labio, buonasera buonasera. anche a lei e anche come rappresentante dello stesso comitato, Ermo D'Astolfo, buonasera anche a D'Astolfo. Salve, buonasera. Allora, iniziamo a parlare del comitato per Luigi Aceto, che è uno appunto dei coordinatori. Come siete nati e perché soprattutto siete nati? Noi siamo nati come comitato in maniera molto molto spontanea intorno alla prima settimana di gennaio, perché Confer ci ha mandato il regalo di Capodanno. Ha mandato il 27 un bel progetto del raddoppio della ferrovia, che prevede il raddoppio della ferrovia a partire da Brecciarola fino a Scafa. È un progetto che già alla prima analisi, alla prima visione, ci è parso una cosa imbarazzante, una cosa distruttiva per il nostro paese, per la nostra comunità, per le nostre due comunità, Brecciarola e Manopello. Perché? Perché prevedono di attraversare il paese con due binari, costruendo dei muri che vanno a separare nettamente la parte nord dalla parte sud di tutte e due le comunità. Ecco, allora vogliamo vedere insieme al Vediamo. materiale che Sì. ci avete proposto qual è l'impatto di questo progetto. Noi Chiedo abbiamo alla regia di fatto. mandare in onda, insomma, le prime slide, in maniera che sappiamo anche di che cosa di Sì. cui stiamo parlando. Ecco qui, ce ne parli. Allora, noi abbiamo. Questo è uno studio. In rosso scuro vediamo dove passerà la ferrovia con i muri con le barriere per Fonoassorbenti. fonoassorbenti. In arancio tutte le strutture che verranno implicate nella viabilità che loro hanno previsto, Questo è che Manopello questo è Scalo. Manopello Scalo, questa è via Barbanera, in alto vediamo invece via Mendola. E vediamo che questa situazione è una situazione che è stata purtroppo per loro stessa ammissione studiata a tavolino. Nessuno ha fatto un rilievo direttamente nel paese, nessuno si è preoccupato di andare a vedere quali erano le condizioni di vita degli abitanti di questi paesi, ma a tavolino hanno detto: va, c'è una strada, facciamo la strada, ampliamola. E quindi blocchiamo i passaggi a livello e diamo le viabilità alternative. Questa è una viabilità alternativa assurda che prevede un sovrappasso. L'unica viabilità alternativa tra la parte nord e la parte sud che prevede un sovrappasso della ferrovia con distruzione di tutte quelle case che vedete colorate in arancio per permettere agli abitanti nord di passare a sud. Altrimenti ci hanno detto passate per la statale. Andiamo avanti con le foto, ecco qui. Queste sono in ricostruzioni di quello che succederà se gli autobus dovessero passare per queste strade, i camion, ma anche la viabilità ordinaria, perché queste due strade, specialmente queste due, servono tutto il complesso scolastico di Manopello Scalo. Quindi è soltanto questa la sede della Sì. carreggiata, quella che vediamo in Questo è fondo. il vecchio asilo, la sede della Andiamo avanti. carreggiata è così, cioè un autobus ci passa a malapena. Questo Andiamo avanti. è vicino alla stazione ferroviaria, vicino al casello 23, Questo è andiamo l'impatto avanti, delle barriere. l'impatto delle barriere nella zona dove loro vogliono fare, quindi immaginate che cosa succede, noi abbiamo un muro a destra e un muro a sinistra della ferrovia di questo tipo.
Andiamo avanti ancora. È vero che Macello ci ha detto che le farà con meno impatto ambientale, quindi saranno un po' più trasparenti, un po' più colorate, ma sempre Murrisono, che da Brecciarola senza soluzione di continuità arriveranno fino al fiume Pescara. Bene, andiamo avanti con, anzi, ma non so se dire bene, ma intanto guardiamo le altre. Questa è una sezione. È una sezione di quello che verrà, i due muri laterali e il treno che passa in mezzo e le case adiacenti. Andiamo avanti ancora. Ma questo è il famoso cavalcavia. Questo è il famoso cavalcavia, quello che loro vogliono realizzare. Noi, vedendo tutta questa istruzione, vedendo che avevano studiato malissimo la viabilità di Manoppello, perché dalla parte sud, dalla parte nord, essendo previsto un solo sovrappasso, poi non hanno previsto come ricollegare la parte nord, che si divide in due parti per colpa di un fossato, dovremo usare delle vie di campagna. Andiamo avanti ancora? Ecco, queste sono immagini di quello che sarà, per attraversare l'autostrada, l'impatto ambientale adesso. Esatto. Andiamo avanti ancora. Ecco. Vedete? Questa quindi, è la sezione aerea. Quella parte in rosso è il sovrappasso che loro vogliono costruire. Bene, qui vediamo anche l'autostrada. Sì. Noi quello che chiediamo è di passare sull'autostrada, poi i miei colleghi vi spiegheranno meglio. Certo. Ma intanto è molto interessante vedere elaborazioni. Questa elaborazione ci dice che purtroppo Manoppello verrà isolata in due grossi blocchi. Avremo dei disagi di tipo psicosociale, perché creerà due ghetti invece di un unico paese. Avremo dei disagi economici, avremo dei disagi anche di tipo comunicativo, perché da come noi abbiamo previsto perderemo il servizio urbano, perché in questo modo vengono soppresse 4 fermate degli autobus, l'autobus non potrà, sia il servizio urbano sia la tua, non potrà più passare per la parte nord, perché deve fare un giro assurdo per arrivare. Possiamo andare avanti. Andiamo avanti, ecco, questa è un'altra panoramica. Un'altra foto, andiamo avanti ancora. Ecco. Questo è come loro hanno previsto il sovrappasso, tronco nella parte alta, e quella parte alta tronco è l'unica via d'accesso che dalla parte della stazione vera e propria ci porta alla parte Pantanelli, la parte di Pacorbaria del paese, che sono due cose isolate. Andiamo avanti ancora. Invece questa è quello che loro hanno detto, se volete dovete passare attraverso queste due vie un po' più scurette. Sì. Queste due vie più scure sono le vie di accesso e uscita al complesso scolastico. Sì. Per cui, oltre 500 bambini dovrebbero attraversare questa viabilità. Passare tutti i giorni attraverso questa viabilità. Andiamo avanti ancora. La rotonda in basso, scusa se puoi tornare indietro. Un attimo indietro, sulla precedente. La rotonda in basso invece è la nazionale. Ecco. Quindi chi vuole dalla parte nord, dove vedete le 4 scritte un po' orientate in maniera diversa, arrivare al plesso scolastico deve passare attraverso la nazionale per forza. Andiamo avanti rapidamente, questa è un'altra visione. Questa è un'altra visione. Andiamo avanti ancora. Questo invece è perché loro non ci fanno fare quello che noi da 40 anni aspettiamo, da quando si è progettato l'interporto, che prevedeva lo spostamento della ferrovia sul fiume Pescara. Hanno rifatto i calcoli loro delle aree sondabili e in blu queste sono le aree sondabili. Le aree sondabili che non solo prendono completamente l'interporto e lo svincolo autostradale, ma sede autostradale compresa. La sede è un po' rialzata, vabbè, certo. Però lo svincolo viene completamente preso. Sì. Ma quella specie di losango in basso è tutta l'area industriale di Manoppello. Sì. È diventata sondabile. Dove sono l'Aptar, dove la Daico, dove sono altre industrie produttive che
che secondo loro è esondabile. Quindi voi dite, se ci rifiutate questo progetto alternativo, dovreste chiudere tutte queste attività. Tutte queste attività. Andiamo avanti ancora. Questo sono i costi che loro sono stati... ci dicono, non possiamo fare il progetto alternativo perché abbiamo fatto uno studio e questi sono i costi. Ditemi voi se Ferrovie vi fa un piano costi di questo tipo, cioè è ridicolo, quattro voci per dire costa 85 milioni in più se la facciamo semplice, 105 se la facciamo impegnativa. Andiamo avanti ancora, ci sono anche, credo, anche un filmato, sì. Dobbiamo andare anche velocemente. Noi ci siamo preoccupati di tutto, anche perché abbiamo visto come lavora Ferrovie. Questi sono alcuni cantieri che stanno facendo raddoppi di Ferrovie. Immaginate la distruzione in mezzo alle nostre due comunità, 6.000 persone che avranno per anni un cantiere del genere. Perché poi questi cantieri, a parte il rumore, a parte le polveri e tutto, prevedono anche una distruzione dell'ambiente, una distruzione delle case, perché devono fare l'ampliamento, vedete come fanno, e la cosa sinceramente ci preoccupa e non poco. Andiamo ancora avanti, dopo questo filmato, questa è la sezione del ponte che abbiamo già visto prima, andiamo avanti ancora perché ci sono, ecco, quest'ultima immagine questa che la lascio commentare. Che ci preoccupa tantissimo, perché i cosiddetti frontalieri, cioè le case che rimangono tutte vicine alla ferrovia, io abito in una casa a 25-30 metri dalla ferrovia, e 30 metri adesso si avvicinerà verso la mia casa, questo è il rischio di quello che può succedere al passaggio di un treno veloce. È già successo? Questa è una fotografia di un incidente ferroviario noto, famoso, già successo circa 8-10 anni fa. Allora, io ringrazio Pierluigi Aceto, vado da Gianni Di Labio per dire che molte di queste considerazioni sono valide anche per il territorio di Chieti, che certamente. Lei rappresenta, è stato anche consigliere comunale questa città, anche lei ha del materiale da mostrarci, facciamo vedere intanto che si riferisce anche alle planimetrie relative alla zona di Chieti. Allora, prego. Sì, direttore, noi ci teniamo intanto a specificare una cosa importante, perché tanti vorrebbero far passare come se noi fossimo contrari a tutto. Noi non siamo no a nulla, noi siamo no contro questo progetto fatto a tavolino, contro un progetto che è stato studiato e giustificato al tavolino perché è stato prodotto nel momento del Covid. Un progetto che dovrà portare risultati perché collegato al PNRR entro il 2026 dovrebbe essere concluso il lavoro, e quindi noi ci siamo accorti che questi di RFI, non avendo i tempi a disposizione per riprodurre un nuovo progetto, perché noi riteniamo che gli ingegneri che sono riusciti a far passare la linea ferroviaria sotto il mare nello stretto della Manica, io credo che sarebbe semplice far passare questa linea ferroviaria senza dare, senza distruggere assolutamente nulla. Questo è il nostro progresso e noi pensiamo che il progresso sia questo. Ma volevo aggiungere un po' a quello che diceva poc'anzi il dottor Aceto. Il problema non riguarda e non riguarderà solo coloro che avranno le case abbattute, anzi forse, guardandolo sotto un altro aspetto, forse potrebbero essere i più fortunati, perché comunque saranno rimborsati, io spero che saranno rimborsati come si deve, ma lo dubito, ma le vere problematiche le subiranno tutte le abitazioni che staranno almeno in un'area nei 200 metri, allora, da una parte e da un'altra. Vediamo insieme il materiale che ci propone, appunto, ripeto, relativo a Chieti, ma ci siamo, sì, più o meno. Io qua ho portato un po' di immagini anche per far capire quali potevano essere le case e la fattispecie delle case abbattute, perché anche qui qualcheduno voleva far passare che sono pochissimi immobili da abbattere, ma ci sono palazzine dove all'interno vede, questa è una palazzina tipo che verrà abbattuta, ma è una palazzina dove all'interno ci sono 6 unità abitative, quindi lei consideri che circa 60 di queste palazzine saranno abbattute, e poche sono palazzine singole, ma la maggior parte sono tutte palazzine con più unità abitative, quindi più di 100 e passa persone si troveranno in mezzo a una strada.
queste persone non avranno certamente il tempo di ricostruirsi un immobile del genere, quindi dovranno andare sul mercato e cercare di trovare un'abitazione che li possa soddisfare e che risponda ai loro requisiti. Immagini che queste case sono state fatte negli anni con tanti sacrifici da parte delle persone che abitano nelle nostre realtà, persone che fanno parte del ceto medio, quindi per costruire queste abitazioni lo hanno fatto anche con il passaggio tra i vari, diciamo, genitori e poi certo. Con i figli. Andiamo avanti ancora, vediamo, ecco qui un'altra abitazione che è fortemente a rischio, vediamo, quindi, è proprio affiancata al passaggio di livello. Il problema riguarderà sia da una parte che dall'altra della ferrovia circa 200 metri lineari tutte le abitazioni che fanno parte in questa area. Consideri che le nostre realtà comunque sono nate lungo la linea ferroviaria, quindi quasi quasi interesserà tutte le comunità sia di Manoppello che di Brecciarola, perché saranno assoggettate all'impatto acustico. Ancora. Certo, andiamo avanti ancora. Ecco, queste vedi, sono altre. Guardi che abitazioni che vengono buttate a terra. Sì. E la cosa questa che è Brecciarola, sempre la zona di Brecciarola. Qui parliamo di Brecciarola e Manoppello, ma che sono confinate similari, ormai similari. Praticamente un unico. Sì, sì. Però il problema è che comunque sono veramente tante le famiglie che avranno grossi, grossi problemi. E qui ci siamo limitati a far vedere solo le abitazioni abbattute. Immagini quante migliaia di abitazioni subiranno diciamo, le conseguenze per l'impatto acustico, per quanto riguarda le vibrazioni, che saranno anche queste molto importanti, e poi con questo muro. E poi il problema della viabilità. Sì, andiamo avanti ancora, queste insomma sono le vostre manifestazioni di questi giorni, allora, la nostra, che poi sono andate da Alan, sì, ecco, diciamo, sì, anche fino ad Alan. Sì, insomma, per la tutta nostra la preoccupazione qual è, direttore? È che noi vediamo una disattenzione da parte della politica, una disattenzione da parte di qualsiasi persona che potrebbe risolvere questo problema, e ci siamo posti anche il problema perché questi signori fanno questo. Allora, per loro l'importante è non perdere il finanziamento, ma noi per non perdere il finanziamento dobbiamo devastare due realtà abitative così popolose come Manoppello e Brecciarola. Mi sembra una cosa assurda. Allora, il problema qual è? Il problema è che c'è sempre il tempo di mezzo. Il PNRR impone un tempo, e quindi loro, in barba al tempo, e siccome l'hanno progettato male, non avendo avuto né il tempo e né chiaramente la possibilità, come si dice, vanno dritti come un treno, vanno dritti sarebbe come un treno, e questo ci porterà veramente a grandi preoccupazioni adesso e a grandi disagi, quindi, dopo. Ermo d'Astolfo, quindi, ad alta voce gridiamo no a questa devastazione. Ecco, e appunto Ermo d'Astolfo, voglio chiedere quali sono gli scenari, perché insomma tra 24 ore c'è la fase conclusiva di questa fase, che comunque deve essere di ascolto delle vostre proposte, dei vostri progetti. Sono stati presi in considerazione? Che cosa succederà a partire dal 22, visto che domani c'è insomma un po' il momento in cui si tirano le fila di questa situazione? Lo vediamo anche qui con il supporto, sì, di qualche foto. Noi siamo stati ascoltati, così come prevede la normativa di riferimento per il dibattito pubblico. Il problema è che le osservazioni fatte da Confer, che è un comitato di base trasversale, apolitico, fatto di tante professionalità, ha questo Confer spontaneo, come diceva prima Pierluigi Aceto, da gennaio, trovato tante anomalie che anche Ferrovie e RFI ha riconosciuto. Nell'ultimo dibattito fatto presso la sede dell'Interporto, ad un nostro iscritto, il professor Sergio De Meis, è stato detto: sì, effettivamente avete ragione, la viabilità non va bene, la viabilità di via Barbanera e di via Staccioli è un errore. Allora, di fronte a questi errori, di fronte a questa anomalia generale di progettazione, quando ci daranno le risposte? Se loro hanno previsto di non presentare la variante cosiddetta dei cittadini come prioritaria, ma hanno detto: presenteremo comunque
la variante, noi diciamo sbagliata, la progettazione di fattibilità sbagliata e poi successivamente la variante, come possiamo noi fidarci e dare credibilità a questo gruppo di lavoro? Ecco, vediamo insieme anche il materiale che lei ci propone. Insomma, sì, ecco, questo casello dell'autostrada, perché ha scelto questa foto? Ma io ho scelto questa foto per il mio intervento, proprio per ricordare a tutti che Manoppello ha dato in termini di interporto 200.000 metri quadri negli anni 70-60, ha dato una montagna intera per asfaltare tutta la Val Pescara, per costruire la Val Pescara. Manoppello ha dato tanti minatori morti nelle miniere del Belgio per riportare soldi freschi in Italia. Manoppello sta dando ancora, Manoppello ha dato lo spazio per il casello autostradale, dove qui vedete interporto d'Abruzzo vengono a smistare e a scambiare tutte le merci dell'intermodalità abruzzese e dell'Adriatico. Manoppello sta dando tanto e non ha avuto neppure la solidarietà di alcuni comuni vicinori come quello di Rosciano, che egoisticamente ha detto non dovete passare sul nostro tenimento comunale. Quindi di fronte a una cosa del genere parlano le immagini, ciò che ha dato Manoppello allo sviluppo d'Abruzzo e ciò che sta dando Manoppello al futuro dello sviluppo dell'Abruzzo. Quindi ecco perché ho scelto queste immagini. Tenga presente, ecco, questo è un locomotore diesel, uno di quelli che vengono usati non proprio a Manoppello, che ha un altro modello un po' più vecchiotto, questo può fare anche delle tratte più lunghe, locomotori diesel che vengono usati all'interno dell'interporto. Da quanti anni noi subiamo anche l'inquinamento dei locomotori diesel, ma non c'è problema. Il problema sorge quando ascoltiamo in convegni importanti, tipo quello, uno dei recenti fatti da ARAP in maniera lodevole ed interessante, ecco, questo è un nostro rappresentante in Senato, quando ascoltiamo anche da Sangritana, da altri vettori abruzzesi economici, che questo casello, questa autostrada, questo interporto sono importanti al punto che stanno pensando di potenziarli, cambiando questi locomotori e trasformandoli a propulsione di idrogeno. Quindi già c'è una progettualità avanzata e un'idea avanzata. Walter Tosto Serbatoi con la Sangritana probabilmente studierà e realizzerà dei depositi di idrogeno. Quindi voglio dire, come fanno poi a dirci che c'è il rischio esondazione? No, il rischio certo. È se cambiati, allora, i parametri. Ecco, c'era la foto, c'era la foto del senatore D'Alfonso, proprio perché è stato uno dei vostri interlocutori. Esatto, uno dei nostri interlocutori. Io ho voluto, ecco, suggerirvi anche di pubblicare la sua foto, perché è un punto di riferimento, nel senso che come vertice, diciamo così, istituzionale, politico, è un punto di riferimento. È presidente di una commissione parlamentare, la commissione finanze. Lui stesso ha detto non ci sono problemi per i soldi, perché Ferrovie ha detto no, costa troppo la vostra variante, e quindi potremmo sforare di 90-100 milioni di euro. Bene, c'è una tabella di riferimento richiamata proprio dal senatore D'Alfonso, la tabella D, dove ci sono dei soldi messi da parte, no? A riserva, come si fa a volte per risparmiare quando si arriva a fine mese e bisogna pagare le bollette. Certo. Con quei soldi noi possiamo fare la variante, ma dobbiamo chiederlo, lo deve chiedere lui, lo deve chiedere Marsilio, lo devono chiedere le istituzioni, devono collaborare così come abbiamo collaborato noi di Confer, mettendo insieme tante anime, tante professionalità e tante appartenenze politiche, ma dimenticando la rivalità. D'Alfonso, Marsilio e i sindaci devono fare corpo unico per arrivare al presidente del Via, così come lui stesso ha proposto, e dire a Manoppello, nella Val Pescara, Brecciarola di Chieti non possono essere distrutte in questa maniera, perché già abbiamo dato moltissimo. Grazie a Ermoso D'Astolfo, grazie a Pierluigi Aceto e Gianni Di Labio. Naturalmente noi seguiremo le prossime fasi di questa vicenda, su cui insomma, abbiamo voluto dare un punto di vista che è di parte, ma è un punto di vista importante per capire, insomma, perché questa gente si mobilita da un giorno all'altro, insomma, esce dalla sua vita tranquilla per avere queste preoccupazioni, e noi appunto seguiremo a partire da domani tutte le prossime fasi. Grazie a voi, grazie, arrivederci, grazie, buona serata. Buonasera a tutti.